Cecilia Rodriguez tira una frecciatina a uomini e donne, nuove dichiarazioni inaspettate su Francesco Monte. Cecilia Rodriguez e le nuove dichiarazioni sull'ex fidanzato Francesco Monte. Più che mai felice accanto al nuovo fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez non dimentica Francesco Monte. E incalzata dai giornalisti continua a parlare del ragazzo mollato in diretta TV al Grande Fratello VIP. Chiarito che non ci sarà un ritorno di fiamma dopo 4 anni insieme, la sorella di Belen è felice delle proposte lavorative che stanno arrivando all'ex tronista di Uomini e Donne. Si parla di una probabile partecipazione all'Isola dei Famosi ma pure di un ritorno al trono classico di Maria De Filippi, dove Monte è già stato protagonista tanti anni fa nelle vesti di corteggiatore e tronista. Per ora l'unica certezza resta la presenza in Furore 2, la fiction con protagonisti Massimiliano Morra e Francesco Testi, che andrà in onda in primavera e vedrà l'ex di Cecilia nei panni del coprotagonista. Francesco Monte all'Isola? Sarei felicissima per lui. Francesco Monte all'Isola dei Famosi? Sarei felicissima per lui. Fare il naufrago è un'occasione, stai solo con te stesso e puoi chiarire tante cose, ha fatto sapere la più piccola dei Rodriguez al settimanale Nuovo TV. Del resto Cecilia conosce bene il format di Magnolia lanciato da Rai 2 e attualmente trasmesso da Canale 5. Cecu ha partecipato all'edizione del 2015, quando ancora il suo cuore batteva forte per Monte, tanto da non avere alcun tentennamento in Honduras. E invece un ritorno di Francesco a Uomini e Donne? Non penso che Uomini e Donne sia il contesto ideale per trovare la donna giusta, ha dichiarato Cecilia, lanciando una vera e propria stoccata al programma Mediaset, il cui scopo è proprio quello di trovare l'anima gemella. Però se lui volesse andarci io sarei felice. Se lui sta bene, io sono più serena, ha aggiunto l'argentina. Cecilia Rodriguez fa il tifo per Francesco Monte. Mi auguro che gli diano più di un'occasione di questo tipo perché Francesco ha davvero tanto da dare al pubblico, ha concluso Cecilia Rodriguez che, dunque, augura solo il meglio a Monte. Dal canto suo la sudamericana continuerà a vivere la nuova storia d'amore con Naco e riprenderà in mano le redini della sua azienda di costumi da bagno Mefui fondata con la sorella maggiore.